Siamo a Sant'Elia dopo la segnalazione che la Lega ha fatto già per la situazione di Pettino, dove erano stati portati dei migranti sbarcati in Sicilia nelle settimane passate. Anche qui partecipiamo ad un'altra beffa. Il governo ha portato con la prefettura qui in città, in una frazione, Sant'Elia appunto, una frazione residenziale del capoluogo, ha portato altri migranti. Abbiamo fatto la guerra come Lega per non farli arrivare a Paterna, una frazione d'Avezzano, in una struttura che poi si è rivelata inidonea, e ce li ritroviamo all'Aquila e se li ritrovano a Vasto. È svilente assistere ad una gestione della cosa pubblica che non riesce a riaprire le scuole in sicurezza, ma riesce tranquillamente a far sbarcare quotidianamente decine e decine di clandestini e sparpagliarli per tutto il territorio nazionale. I residenti sono arrabbiati, abbiamo letto le dichiarazioni che hanno fatto alla stampa, le condividiamo. Questa è la prima manifestazione che vogliamo fare qui, lanciamo un flash mob, ma ritorneremo insieme a loro per dire che L'Aquila, Sant'Elia, ma ogni altra frazione di questo capoluogo non sono i centri di raccolta o di smistamento di tutti i clandestini dell'Africa, ma vogliono essere delle realtà che stanno rinascendo, si stanno riprendendo non solo dal terremoto, ma da una crisi dovuta al coronavirus che ha lasciato un segno indelebile in questa città. Non possiamo permetterci un nuovo lockdown locale per un semplice motivo: non è tanto il virus che ci preoccupa, ma chiudere in casa per 2 settimane le persone, non mandarle a lavorare, significa lasciare una ferita che difficilmente riusciremo a rimarginare. Quindi la Lega è presente a Sant'Elia questa mattina per dire che siamo al fianco dei residenti e chiederemo, come abbiamo fatto già ad Avezzano, i controlli su questa struttura per verificare se effettivamente poi magari anche questa struttura si rivelasse inidonea, come qualcuno sta dicendo.